Buongiorno ragazze belle, come state? Spero bene. Allora, nuovo video vlog, stavolta stamattina. Non so quanto possa durare, però penso che sia un bel po' lunghetto. Dunque, allora, stamattina ho fatto già colazione, ho preso di nuovo il caffè perché purtroppo a me non so resistere al caffè, quindi l'ho preso. Poi, vabbè, a parte il caffè ho preso il latte e basta. Non ho mangiato altro niente, mangerò casomai a mattinata tardi, tipo verso le 11, perché poi a mezzogiorno e l'una comincio a mangiare altro, ovvero a pranzare. E niente, stanotte ho fatto un bel acquazzone, direi abbastanza, fino alle 6-7 del mattino. A piovuto ho fatto un sacco di casino qui in Sardegna, a Palau, e quindi niente. Ha fatto tanta pioggia, ragazze, non so come dire, però mai così. Quindi spero che da voi sia bel tempo. Non so come sia, ho acceso un attimo la televisione, ma vi erano solo programmi, anzi c'erano solo programmi che parlavano di salute e altro niente. Il meteo non l'ho manco sentito, non so manco se lo sentirò il pomeriggio, vediamo un po'. Se lo metteranno in onda il meteo di Rete 4, canale 5, per sapere un po' com'è le notizie del meteo, il tempo da voi, ovvero in continente, ovvero in Lombardia, tra Venezia, Roma, Milano e via dicendo, e tutte quelle città d'arte, a partire dalla mia bellissima e amata Napoli. Poi cos'altro dirvi? Ah sì, vabbè che una volta sono stata a Genova e a me Genova piace da morire, impazzire. Io amo Genova, anche se ci sono stata qualche giorno solo perché era sì, per un non un compleanno questo di, per un matrimonio, però era molto bello, sì, Genova. E basta, ragazze. Poi niente, cos'altro dirvi? Allora, ho dormito benissimo, stavolta ho dormito senza neanche prendere e svegliarmi, cioè non mi sono svegliata di nulla, non ho preso neanche caffè stamani, non mi sono svegliata praticamente neanche alle 3, alle 4, mi sono svegliata più che altro alle tra le 6 e le 7 per staccare tutto perché stavo facendo un acquazzone dei tuoni, dei lampi allucinanti. E quindi ho detto stacco tutto perché poi non vorrei che ogni volta come si dice, mettiamo le corna, non si sa mai. Quindi ho evitato di rovinare tutto, televisione, wifi, tutto, ho staccato computer e via dicendo, perché volevo evitare che si rovinasse tutto, perché i soldi sono soldi e io non li voglio sprecare. Adesso poi che sia tutto a posto, sperando il buon Dio che la giornata non continui a fare tutto questo acquazzone, ma che, come si dice qua in Sardegna, carimboni, che ritorna il tempo bello, tradotto dal gallurese all'italiano. Non so se sia, non mi ricordo se sia la traduzione corretta, ma presumo di sì. Comunque, se fa bel tempo, almeno oggi pomeriggio, che ne dubito, vediamo. Vuoto. No, perché? Questo verde non c'era nulla dentro. No. E no. E allora? Era grigio semmai di un bar. Ah, va. Tanto era in su vuoto, era in su vuoto. Niente, sbagliato una cosa, sbagliato. Un bidone, mettere un bidone. È come al solito, vabbè. Niente. Mi sono sbagliata, no? Io cosa ne sapevo che dentro non c'era nulla. Oh, io. Ok.
niente. Allora, adesso io tra poco mi lavo la faccina perché sono ancora in stato di... che per carità non li consumo manco io, infatti sono, c'è ancora un sonno che non avete idea, nonostante ho preso il caffè, però vabbè, quelli sono dettagli. Che carina, non ci si non tutti. Che strano. Ah no, 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 non ne abbiamo nulla di qua. La via ne cercata si bruciera sin tutta male. La via ne cercata che si della comunità oppure no. Hai inteso zinzoli? No, stanotte ho dormito, ho appena detto che ho dormito beatamente. Capito? Te l'ho detto tante volte. Si, ma concerne anche la mattina. No, ho capito, la mattina non ho sentito proprio niente. Ho dormito benissimo e anche mi sono svegliata senza... Già, meglio così da una parte, no? Da tutte le parti. Da dormire male, da dormire te cambia. O no? Ieri questa non l'ho messa. Ora sì. Tutte le esse. Davvero? Mosche, zanzare, cioè mi faccio davvero. E fai bene. Fai benissimo. Era vegani, potete andare a vedere cosa succede su. Va bene. Sai che da Bastiana sopra, insomma, non gli è detto bene, lo sapevo. Sì, la sapevo già. Si è andata che ti tagliano una stella e ne è venuto una con due. Oh. E qui si chiasso faranno. Infatti già so che fanno un bel di chiasso. La vita, idea? No, li sento, ho urli che non se ne può più. Non so se sia il nipote di Bastiana, ma non credo. Non credo. Oh. Mi sarà messo anche con le genitori. Brava, complimenti. Finiscila. Facci questa voce, bene se non gentile che fai un froscio. Bah, finiscila. È vero. E smettila. E invece così. Allora, e niente ragazze, dunque, cosa devo fare adesso? Non il letto, ma
Mi devo acconciare un po' io, perché vedete come sono? Non sono da guardare, sì, lo so che voi direte, ma sì, dai, che va bene così. No, per niente. Non è che devo uscire, però non devo neanche, come si dice, sono le... Aspettate. Sono le 10:21, non so se si legge, ma eccolo qua. Le 10:21, ecco qua, niente. Cosa c'è qua? C'è una ragnatela. Oh yes, sì, c'era una sorta di ragnatela. Molto bene, fantastico, vabbè, niente. Io non so se aprire qua o meno, ma non è che mi fido tanto. Io provo ad aprire intanto. Insomma, la giornata è quella che è, ragazzi mia, non so cosa dirvi, boh, vedete, che la giornata non è il massimo, però nel frattempo ci accingiamo a fare qualche altra cosa, che non so neanche io che cosa, ovviamente. E allora, se vedete che ho lasciato tutto così come era ieri, che sono uscita per... andare a fare la spesa, ma non sono andata solo a fare la spesa, ma no, ieri, però voglio precisare, sono uscita perché dovevo andare a fare delle commissioni per me, ovvero una visita per la tiroide, già ve l'ho detto. Avevo la borsa abbastanza pesante, ovvero, non so se si vede, ma il portafoglio qui era bello pieno. L'ho dovuto svuotare tutto, mettere tutto dentro un altro portafoglio, che sarebbe questo. Aspettate che lo faccio vedere, non so se lo trovo. Ok, e qua dentro era tutto bello pesante, perché c'era un sacco di spicci, quindi ho dovuto far sì che svuotarlo tutto, perché altrimenti mi stavo troncando la schiena, quindi non è a casa. Aspettate un attimo che chiudo, perché mia mamma mi interrompe sempre, non può sempre stare a interrompermi. E niente, ho svuotato tutto, ho messo le cose essenziali come l'assorbenti, fazzoletti, specchietto, come si chiama? Roba per igienizzarmi le mani, ovvero un igienizzante della Yves Rocher per igienizzarmi le mani. Poi, che ne so, busta della spesa se caso mai ho bisogno di comprare qualche altra cosa. E vabbè, a parte l'agendina che mi può servire, la mascherina, che questa me la metto sempre perché non mi fido io a stare senza la mascherina, sia per strada che quando sono... Innanzitutto non solo al chiuso, nei locali chiusi, ma anche per strada, preferisco camminare sempre con la mascherina messa sul naso, sulla bocca, mai, non mi fido più ormai, perché da quando c'è questo virus del cavolo è meglio evitare di stare senza la maschera. Molti dicono, ma sì, leviamocela, ma cosa, vi lavate la maschera se poi vi pigliate sta pestolenza? Ma per favore, ragazzi, dai, non scherziamo. Poi vi stavo dicendo, senza sorvolare troppo, senza andare troppo nei dettagli, è mancata la luce, yeah! Aiuto, va bene, comment. Forse meglio che spengo, va? Non so se sta, se è del tempo cattivo che continua così, o se è mia nonna che sta giocando ai fantasmi, non ne ho idea. Comunque, vabbè. Questo è il mio porta occhiali, vi stavo dicendo, non da sole, ma da vista. E poi niente, a parte gli assorbenti, bla bla bla, che avrò detto tante volte, il mio portafoglio che pesava anzi come un macigno, questo, e null'altro, perché il resto, ragazzi, trucchi, me li porto una volta ogni tanto quando proprio ho fretta. E poi che altro? E poi, vabbè, rossetto, questo burro cacao, un po' di tutto, cioè non c'è abbastanza, c'è quello che mi serve
Giusto per l'essenziale, quello che mi serve. Non mi serve chissà che cosa. I trucchi mi trucco meglio a casa che non truccarmi dove mi posso truccare magari, che ne so, seduta su una sedia, sto scomodissima se non c'ho un appoggio. Come si suol dire, sì, un appoggio. Altrimenti non mi trucco proprio, se mi devo truccare scomoda senza un appoggio, al Nisba appunto. E basta ragazze, il resto vedete il mio letto è qua, perché non l'ho ancora fatto, neanche il tempo di farlo. Qua c'è una pezzetta per gli occhiali, che è mezza sfatta, mi stava cadendo per terra e non voglio. Sì, adesso ce la metto qua, in borsa, perché tanto poi la utilizzerò per pulire gli occhiali, computer, e tablet e via dicendo. Ovvero smartphone, iPhone, quello che volete voi. E niente. Quindi, non lo so. Allora, ci vediamo prossimamente, ragazze. Vi saluto perché questo era un video breve. Vi auguro un buon sabato a tutte. Anche una buona domenica. E noi ci vediamo o stasera o domani. Ciao! A presto, ragazze. Mettete un like, commentate, fatemi sapere con un appunto con un vostro, con una vostra opinione. Scrivetevi che è gratis e attivate la campanellina, fatela diventare nera, vi raccomando. Ciao ciao ciao.